Veramente vivissimo quest'anno, complice anche la bellissima giornata, e a questa edizione una scelta molto particolare di portare questi balli ottocenteschi in questa meravigliosa cornice. Sì, grazie. In effetti l'idea è partita già diversi anni fa, poiché abbiamo un parco ottocentesco e una villa ottocentesca e per pura coincidenza una nostra concittadina è appassionata di balli ottocenteschi, quest'anno in particolare, essendo il bicentenario della nascita di Verdi, abbiamo deciso di dare un taglio ottocentesco alla nostra festa del parco. Quindi sono venute 17 coppie, 34 persone e ci hanno presentato questo meraviglioso spettacolo di danze su musiche principalmente verdiane. L'idea è nata da noi, ma anche dalla signora Carla, nostra concittadina, che da 15 anni è appassionata di questo tipo di balli. Quindi è stata una bella sorpresa per tutta la cittadinanza riscoprire anche queste musiche bellissime, questi valzer, queste marce, anche un po' musiche che si ballavano ai tempi dell'Unità d'Italia. Infatti è stato messo un brano specifico proprio del giorno dell'unificazione d'Italia, e oltre a ciò la cosa interessante è stata che molti nostri concittadini solo in quella cornice hanno cominciato a chiedersi: ma quanti anni hanno questi pini? Ma quanti anni ha questa casa? Ma allora questa casa c'era già all'epoca dell'Unità d'Italia, e quindi è stato bello proprio per dare la nostra storia insieme con la storia della musica, del ballo, in un'unica cornice. Oh,
diciamo, l'associazione culturale Circolo Ferrarese della Società di Danza. È nata 20 anni fa all'Università di Bologna, al DAMS, per volontà del maestro Fabio Mollica, e poi si è disseminata in varie città e oggi sono 34 i circoli che operano in tutta Italia, dal nord al sud, e una quindicina anche in Europa. Sono nata qui, a Casal Fiumanese, esattamente a Croara, Case Nuove di Croara, che c'è tuttora, è una vallata qui vicino. È fortissimo il legame, perché parte dalla lingua, dal dialetto e poi dalla vita quotidiana. Tutti ci conosciamo, siamo cresciuti, abbiamo fatto tanto, mi sono divertita tanto della mia infanzia. Dunque io mi dedico a tempo pieno alle attività della società di danza, del Circolo Ferrarese sono la presidente, e quindi abbiamo attività culturali, spettacoli e corsi di danza. Io insegno il lunedì a Ferrara e il mercoledì abbiamo un altro insegnante, perché abbiamo corsi di 3 livelli, principianti, intermedi e avanzati. Studiamo un programma che è lo stesso in tutta Italia, perché proprio quando ci troviamo per i gran balli tutti siamo capaci di interagire e di divertirci insieme. Ferrara poi ha, mai per tradizione, a Carnevale organizza un gran ballo in maschera, Grand Bal Masqué, nella sede di una prestigiosa università, la sede di architettura, la facoltà di architettura, e noi ne siamo orgogliosi di tutto questo. Giovanni Copioli, vicepresidente della Federazione Motociclistica Italiana Nazionale. Dopo la tappa al Mugello, anche una doverosa tappa qui a Casal Fiumanese per questa bella iniziativa dedicata all'enduro. Certo, e non potevo mancare, anzi sono venuto via prima dal Mugello proprio per essere presente qui, perché so che anche l'anno scorso è stata fatta un'iniziativa che noi facciamo un po' dappertutto in Italia, è molto importante per noi, per cercare di far provare i bambini, di educare i bambini anche a praticare questo sport che noi riteniamo bellissimo, una forma di educazione che magari li aiuta poi anche sulle strade quando magari sono un po' più grandini e utilizzano i ciclomotori, gli scooter eccetera. Quindi qui il comune è stato gentilissimo a metterci a disposizione quest'area, spero che si possa fare anche altri anni, perché qui la passione è molto sentita e quindi ho piacere che questa iniziativa si ripeta, anche per l'impegno che ha messo Enduro Motor Valley, ai quali Magnani in particolare bisogna fare un plauso, perché sta facendo tante cose per il nostro sport e per l'enduro in fuoristrada, che è sempre difficile, ma però loro lo fanno anche nel rispetto dell'ambiente, cercando di ripristinare, riaprire dei sentieri che sarebbero altrimenti chiusi, e quindi bisogna ringraziare anche loro per quello che fanno. Giornata stupenda, in una cornice magnifica, il sindaco anche lui contentissimo di come sta andando avanti la manifestazione. Noi come Enduro Motor Valley, ovviamente avendo avuto questo, noi abbiamo dato la scintilla e ci sono venuti indietro in tanti, è stato molto piacevole, il Motoclub Casal Fiumanese che ha seguito tutte le pratiche per poter organizzare questa cosa, ma soprattutto tanti bambini, tanti ragazzini, tanti giovani seguiti da questi istruttori e da questa signora gentilissima che li veste e li sveste di continuo già da ore, come fece l'anno scorso. È una soddisfazione grande, veramente molto grande, è anche una maniera, come mi sottolineava prima il sindaco Roberto Poli, simpaticissimo, per sfruttare questo parco che oggi è veramente vivo con tutte queste manifestazioni, la gara di mountain bike, la musica, un po' di mercato, è veramente una cosa stupenda, è bellissimo essere qui. My.
poi tante altre iniziative a corredo di questa manifestazione, Scambiopoli, che quest'anno ha avuto un successo grandissimo, 40 espositori. Sì, siamo felici di 40 espositori per Scambiopoli, fra l'altro questa la dice lunga sul fatto di come siamo tutti un po' appassionati delle cose che abbiamo in soffitta, da un lato, e dall'altro forse anche l'esigenza magari di sbolognare quello che non serve più. In ogni caso 40 espositori per noi è un enorme successo e abbiamo fatto un buon battage di preparazione e per noi è una grossa soddisfazione.